sulla mostra, volevo dirvi, prima di cominciare. La mostra è nata su iniziativa di un gruppo di signore, ragazzi, persone in Toscana, guidati dal fotografo, qui si sta riprendendo di Viterbo, di cui non mi ricordo il nome, se non lo dice. Riccardo. Riccardo Spinelli. Guidati da lui, come vedete questi sono i risultati, mi sembrano positivi. Alcuni avevano un minimo di competenze, altri no, e con alcuni mesi di corso questo è il loro prodotto. Hanno indagato Tuscania, l'hanno vista con i loro occhi, hanno fatto una scelta che molti hanno apprezzato, spero apprezzerete anche voi. Questo gruppo ha chiesto la collaborazione dell'assessorato alla cultura, della biblioteca, per la mostra e poi, parlando e raccontandoci delle cose, è sorta l'idea di leggere anche delle poesie. La foto ritrae in qualche modo una forma di bellezza, la poesia si affianca all'immagine, alla visione perfettamente. Leggevamo in biblioteca nei mesi invernali anche con altre persone delle poesie, cosa strana di questi tempi, si sono appassionati a poeti, ad argomenti poetici e quindi si è deciso di leggere alcune poesie, cioè hanno deciso di leggere. Sono emozionati, sono qui, non hanno particolari pretese di recitative o comunque espressive, però hanno deciso di mettersi in gioco, di leggere qualcuno un grande poeta, qualcuno proprio poesia. E quindi vorrei sentire, ascolteremo. Poi è fra noi un poeta. Ah, dimenticavo, scusate, non hanno pretese recitative, a parte una persona, Pietro Benedetti, io, in mezzo a voi, il quale invece, come dire, esercita in qualche modo la professione di attore, lui è un discorso a parte. Poi dicevo, abbiamo fra noi Giuseppe Vincenti, i più grandi lo conosceranno, in fondo là, il quale, oltre che farci compagnia, ci leggerà più avanti alcune sue cose pubblicate nei vari libri, che immagino, spero, anzi, più adelante. Se siete d'accordo, incominciamo. Abbiamo realizzato una scaletta. E chiamo subito Alberto Arieti. Qualcuno sarà sorpreso perché... Prego. C'è chi leggerà in piedi, chi si siederà, faranno come voglio. Prendiamoli, cioè, prendeteci per così. Alberto è il giudizio universale, è il giorno di giudizio. Quattro angioloni con le trombe in bocca si metteranno uno che cantona su mano. Poi con il tacco di lucione cominceranno a dire fuori chi tocca. Allora viene su una fila storta le scheletri della terra a pecoroni e vi via a fila di persone come pulcini attorno della biocca. Questa biocca sarà Dio benedetto che ne farà di parte, bianca e nera, una pannanda attina e una pittina. All'ultimo uscirà una sonoria all'angelo e come si sannasse a letto smorzeranno le lumi e buonasera. Allora, questo era un breve componimento in romanesco, in vernacolo. Per continuare il vernacolo, appunto, e l'argomento un po' più vicino, cioè Tuscania, chiamerei subito Pietro Benedetti, il quale, come dire, inizierà anche lì a forte. Penso che... Mi sentite? Sì. Allora, niente, io ho smesso di scrivere 15 anni fa, 15, forse 16 anni fa. Ho scritto moltissimi testi poetici, eccetera. Stasera mi è stata data questa opportunità, riparto dalla mia poesia. Non voglio fare la poesia degli altri. Ho visto la mostra è su Tuscania, sugli ambienti di Tuscania, soprattutto sull'ambiente circostante. Quindi mi interessa... diciamo parlare di Tuscania, parlare soprattutto di me attraverso un simbolismo che ho trovato all'interno di Tuscania. Leggo un testo che si intitola Maschiolo, è un po' maschiolo, è riferito al maschio, è riferito a me in particolare.
Non so se conoscete questo fiume o la valle del Maschioro, è una valle stupenda. Una valle stupenda che va salvaguardata e va rispettata, anche se con il parco tutti stiamo tranquilli. Però non dovremmo stare tranquilli, dovremmo monitorare sempre con le nostre passeggiate, perché se gli Etruschi avevano scelto quella valle per abitarci sopra e per fare le loro tombe sotto, e i romani per andare a rinfrescarsi all'interno del Maschiolo, vuol dire che lì c'è un'energia incredibile. Voglio raccontarvi l'energia del Maschiolo e l'energia del poeta. Maschiolo, il mio fiume è un corso trasparente dove ballano i pesci, dove abbonda il crescione e sulle sponde rovi di more in abbondanza e i canneti a riparare i giochi ingenui di gallinelle d'acqua o di qualche serpe innocente. È un fiume corto, è senza foce, è un affluente. È importante però la sua portata, acqua pulita che scorre nelle gole della valle, tra costoni incastonati da mille gioie etrusche e sui fondali rocciosi il bagno dei romani. Spesso ti risalgo, verde Maschioro, l'estate, che il sole gli arriva un po' più tardi e controcorrente respiro i refoli che portano l'odore dell'ambiente e risalendo arrivo all'acqua forte, con i suoi aromi di zolfo, col suo essere frizzante. Ne bevo un po' per la salute, un po' per arrivare alla sorgente di questo piccolo fiume, che è una continua orchestra di uccelli e gorghi d'acqua, frusci di piante, fino ad arrivare alle cascate, dove a decine piccole sorgenti, all'ombra, nel verde fresco che sembra montagna, fanno godere pensando che sei in maremma, nell'afa polverosa dell'estate. Mi bagno sotto i salti e penso ancora a quanto la natura sia paziente. L'avevano dragato le bestie, l'avevano incendiato, povero Maschiolo. Ma lui, pian piano, ricreando le sponde e tane nuove per i granchi, ci fa sentire uomini di nuovo. Non la leggevo da tanti anni. Ho scelto un altro testo, un po' simile, forse questo lo conoscete ancora meno. Ci sono nel nostro ambiente circostante dei castelli, ma tanti castelli, tanti, che sono stati distrutti dal lavorare dei grandi trattori, dal lavorare delle stagioni, dall'incuria, diciamo pubblica, doverosa, quando arriva un alluvione di intervenire su una cosa storica, per esempio. Però, come Castro, rimangono incastonati nella natura. E io vi parlerò di un posto semplice. C'è una strada, si chiama il Ghiaccio. Sapete perché si chiama il Ghiaccio quella strada? Perché anche in estate, come nei salti delle sorgenti dell'acqua forte, prima dell'acqua forte, vai lì e in estate, quando qui fa 40 gradi, lì fa 22, 21, è freddo, è fresco. L'inverno c'è il ghiaccio in quel punto preciso dove scorre questo fosso. Ma non parlerò del fosso, parlerò del castello delle Lestre. E le Lestre hanno una storia. Tuscania si vendette al comune di Tarquinia tutto il territorio delle Lestre per avere la titolarità a fare la prima fiera del territorio a Tuscania, perché questa fiera, allora le fiere nel 700, nell'800 erano importanti perché erano il momento commerciale massimo
nell'epoca dove tutti potevano vendere e chi la faceva per prima vendeva di più naturalmente, e quindi il comune di Tuscania per acquisire questa titolarità a fare la fiera prima nel proprio territorio dette questo territorio in cambio. Morale della favola, la prima fiera in questa provincia l'ha fatta Arquinia e forse è rimasta anche l'unica fiera. Castello delle Vespe. Se cerco dalla natura le sue fresche cavature, non voglio approfittarmi e lascio i fiori, gli asparagi più piccoli e duri, i funghi non maturi e i velenosi, li lascio scolpiti come sono, non tiro calci a tutto come un cacciatore. E adesso, seduto su di un sasso, mi accorgo della storia che nascondo perché credevo fosse una collina piena di perle e loro fungature, delle lestre del vecchio castello, dove da anni si sente il fruscio dei lecci nati al posto delle mura, che sotto le radici hanno nascosto, ammonendo il potere di quanto sia forte la natura. Siamo entrati in tempo di raccontare il tuo caso, il prossimo tempo di vita, perché noi tutti siamo alla stessa della voce di Domenico. A questo punto, con uno sforzo di 360 gradi rispetto a questo, chiamerei Uranio, cioè dopo, spero che io vincente si prepari per leggersi qualche cosa, perché è una scuola, per dare questa vocazione di Pietro, nostra, che la sentiamo, specialmente le persone più adulte. Sì, specialmente le persone più adulte che ricordano e capiscono benissimo il modo, ciò che Pietro ci ha raccontato. Uranio invece fa un altro modo, ci porta altrove. Prego. Non hai il testo. Se vai a cercarti il testo, per fortuna abbiamo una biblioteca qui. Andate a cercare la poesia, non dico il titolo, ve la dirà Uranio, ma io dico. No. Vabbè. Allora, nell'attesa invece, perché di persone che devono dirci qualcosa ce ne sono molti. E avrei a questo punto Paola Mani. Paola Manca ci porta invece una cosa particolare, anche lei, come dire, di una terra importante, la Sardegna, e ha deciso di leggerci una cosa in sardo. Ci narrerà così in due parole di che si tratta, in modo che possiamo capire e seguirti meglio, perché è in lingua, leggerà in lingua. Pronto? Senti? Sì. Allora, chi non si è fermato ad osservare la pioggia, soprattutto quando cade a catinelle, la sensazione è che venga rapita l'anima e si cada in una momentanea ipnosi e si rivivono momenti forse cancellati e sembrano anch'essi non cessare mai, e piove, e pioide, e pioide. Abba candu calma bento, e pioide, neula si bada allagamento, e pioide, lagrimas da chi bada tormento, e pioide, suore a sin d'affaramento, e pioide, passos in sincamminamento, e pioide, amore da chi bada sentimento, e pioide, odio da chi bada tradimento, e pioide, arreionos da chi bada commento,
e pioide, angoscia da chi bada pensamento, e pioide, macchine a secondo su momento, e pioide, vino e su intrattenimento, e pioide, nota sin concerto, e pioide, prega sin convento, e pioide, disgrazia da chi non sei attento, e pioide, dinari senza arricchimento, e pioide, famine da chi non bada nutrimento, e pioide, isteddas dai su firmamento, e pioide, riso in su divertimento, e pioide, memorias da chi peste sammento, e pioide, granadas in bombardamento, e pioide, nome sin d'un momento, e pioide, morto sin combattimento, e pioide, creatura sin travagliamento, e pioide, passione da chi bada sentimento, e pioide, carignas si bada attaccamento, e pioide, tassas chi atti in spavento, e pioide, lamentas da chi sul popolo este scontento, e pioide, asus a suo fidanzamento, e pioide, fiores a suo ringraziamento, e pioide, maneras quando fa che scomplimento, e pioide, protestas da chi veste su lamento, e pioide, parola sin dibattimento, e pioide, dissitu da chi sesa ritento, e pioide, elogio si bada cambiamento, e pioide, rima spur gusto documento, e pioide, e pioide, e pioide, e non cessa mai. E tu sei sempre davanti alla finestra e continuerà sempre a piovere. Il mondo continuerà sempre a girare e non smetterà mai di mandarci tristezze, amori, passioni, benedizioni e maledizioni, disgrazie e cose belle. Non so voi, a me questa Lenia sembra straordinaria. Non me ne curate, se non è pronto, va bene, allora. E io non ho gli occhiali, per cui... Allora, in attesa di Uranio, magari dopo leggerà la poesia per la seconda parte, a questo punto se è d'accordo, se vuole, è il nostro ospite Vincenti Giuseppe. Per chi non la conosce, cosa possiamo dire? La pratica di Tuscania, vive a Roma, compone da anni, ha pubblicato diversi libri. Grazie. Prego. È uno scopo personale, per insegnare agli studenti, mi farebbe un senso di riserva. Si sente? No. È peccato, è peccato. Un ambiente chiuso, forse, ma qui a volte si vuole. Dunque, qualcuno mi aveva detto prima di leggere una presenza popolare, invece io riprendendomi il contesto di reati, anche il dicitore che ci ha preceduto, vorrei leggere una poesia che ricorda un po' una fotografia di Tuscania. Mentre il signor Vincenti prova a cercare sulla poesia, vorrei farvi, come dire, rammentare la particolarità della situazione, cioè creare un paese di provincia
anche se strano e particolare come Toscana, una condizione in cui si possa leggere poesia, apprezzarla, può piacere o meno, questo dipende da ognuno di noi. È una cosa che è fuori dalla norma, non so se vi rendete conto, queste cose le fanno nelle città, in contesti molto particolari, circoscritti. Quindi spero che apprezziate non tanto la manifestazione dell'organizzazione quanto la semplicità, vabbè, la spontaneità, ma questo deve essere così, il fatto che i nostri ospiti, e poi sentire per gli altri, abbiano non il coraggio, però la capacità di mettersi in gioco e affrontare questo genere di arte. È una semplicissima. Sì, la più semplice, spesso la più difficile. Se siete giovani non hai capito ancora queste cose. Prego. Io non lo so. Sarà che ci sono nato. Che da figlio scarieravo come in treno senza straccarmi in trasti vicolette e vede tutto e non trascura niente. Ma quando mi si via la tristezza e mi viene addosso la malinconia, mi basta guardare al sole un'altra stella per ritrovarmi dentro a casa mia, piccola, fredda, eppure tanto bella, piena zeppa di sogni e di illusioni, del fuoco un ciocco acceso, e in chiallarello magari d'acqua cotta colazione, e non te dico il pranzo, le faciole con le fette, sennò le frascarelle quando pioveva non si andava fuori, perché allora dei culo e tu dei pani, tu voglie di cicoria strascinata e per contorno quattro rime secche, manco te le sognava le bistecche. Sì, pure perché era fatto a casa qualche pollastro o un pezzo di maiale di scamorrita, mica di prosciutto, sia da era festa grande o stare male. Però ci aveva dolce e naturale l'amore grande del genitore pronto per far passare qualche dolore o per darti coraggio con un'occhiata. Prende quell'occhio, dal sereno sguardo mi tuffo, come il pesce in mezzo al mare, sicuro del rovaccio in angoletto, la porta aperta e mamma ad ascoltare. Mi era stata chiesta una poesia in particolare. Il perché non lo so, non me lo chiedete perché non lo so. Me l'hanno chiesta e io l'ho. È fuori tempo, ma il tempo non è il tempo, che vale sempre. La Gazzetta della Befana. Certo, dillo ai ragazzi di giovani, di oggi si mettono a ridere a sentire queste cose. È un sonetto che dice appunto: ieri sera dopo cena una garzetta l'ho voluta rimettere nel cammino vicino al fuoco, come da bambino appesa tra le molle e la paletta. Cercavo, chi lo sa, una ciambelletta, due caramelle, forse un torroncino, le fiche secche, qualche mandarino, col cavalluccio insieme alla trombetta. Volevo per un minuto solamente rivedere sorrise come allora di voi quel canto che erete contenti. Ma come le ho messa ad arrestata, manco una mosciarella mi ristora, però quella visione mi è bastata.
Grazie signor Vincenti. Ah, vale pure il sicuro. Capisci, ne vuoi un'altra? Tragica o allegra? Allegra. Tragica ce sono io. Addirittura, non lo dico. Non si dicono queste cose. È una così così, dai. Le gente mie, quando di notte mi abbandono al sonno e mi rigiro stracco dentro al letto con gli occhi chiusi, ma la mente sveglia, penso e rivedo tutta Toscanella. Dall'arco di San Marco a Piazza Nuova, la piaggia, il domo, le sette cannelle, Tor della Vela e dietro la piastrella, la porta col giardino, la pietrella. Di là le San Bucare, San Silvestro, Fontananova e arrivo le Cerquette, sazio, per aver rivisto e ritrovato le quattro sassi e le sbracate dita. E lì, davanti a quel cancello chiuso, custode ignaro delle reste umane, mi fermo, mi inginocchio, abbasso il muso e sotto sotto dico le preghiere di mio nonno, addio, gente mia, lontano un giorno, ma da ieri. Grazie, grazie veramente, anche della lettura. No, ma ci ha, come dire, commosso in qualche maniera, sicuramente più grandi, quelli che hanno vissuto il terremoto, il distacco, l'abbandono da questo paese, più giovani lo vedono come è, ma non è stato sempre così. Uranio sì, è pronto. Vengo. Vuoi venire? Prego. Allora, dopo queste poesie intime, intense, che parlano di noi, della nostra terra, della nostra vita, Urani, come dicevo, vuole volare un po' più alto, vuole introdurre in qualche maniera l'altra parte del nostro recitare, del nostro evocare, che dopo sarà dedicato a poeti della poesia internazionale. Ma Urani comincia con un italiano. E che italiano, tant'è il fatto di non avere il testo scritto un po' mi dà anche un po' di vergogna, perché è una poesia che abbiamo imparato a memoria tutti a scuola, solo che dicendola in pubblico c'è il rischio di impappinarsi e rovinarla peggio di quello che farò leggendola. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensiero mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente viva e il suon di lei. Così tra questa infinità s'annega il pensier mio e il naufragar è dolce in questo mare. E Leopardi, ovviamente. Volevo dire solo una parola, perché evidentemente fa parte di questo mio momento della vita e ne sa qualcosa Ennio, che considero insieme alla biblioteca una delle cose belle di Toscana, delle cose vive di Toscana, una delle cose per cui alle persone che conosco dico: guardate che Toscana
merita per le sue bellezze, il passato, tante cose, ma anche per questo elemento anomalo, come l'ha detto Ennio prima. Una biblioteca che non è un museo, non è un posto di lettura, è un posto di scommesse. Allora io da un anno a questa parte mi sto godendo un po' di solitudine, eccetera, e l'infinito in qualche modo l'ho sentito di colpo, non come la poesia che si studiava a scuola, ma come un messaggio che si ripete, soprattutto due punti. Chiaramente il naufragio finale è un qualche cosa che prima o poi ci tocca a tutti, io lo sento, il naufragio controllato, e proprio nel controllo del naufragio ci può essere un elemento di bellezza, ma c'è un punto che ha a che fare con un mio personale tormentone, che discuto con Ennio, e mi sovviene l'eterno. E mi sovviene l'eterno, che vuol dire? Mi ricordo dell'eterno, ma se mi ricordo dell'eterno vuol dire che ci sono già passato. E c'è un elemento importante, una bella provocazione, no? In fondo questo eterno, questa cosa che emerge, che ci portiamo appresso, non dalla sovrastruttura di quello che siamo, ma di quello che nella nostra anima ogni tanto riemerge. Questo è l'elemento che mi ha commosso e che vi invito a sottolineare quando la rileggerete per conto vostro. Grazie. Grazie a te, Dante. Come vedete, sono contento che apprezzate. Si può viaggiare, navigare da una poesia cosiddetta vernacolare, popolare, pazza, come diceva un tempo, a un verseggiare, a una poesia cosiddetta alta o dotta, complessa. Ma secondo me questa distinzione non ha senso. Non ha senso, c'è bella poesia e brutta poesia, quella che ci tocca e quella che non ci tocca. E proprio per questo adesso arriviamo alle nostre fotografe, le quali ci leggeranno, diranno loro cosa ci leggeranno, e sono Rosa Maria, Giuseppina, Francesca e Carla. Non so se volete venire assieme o una per volta, decidete voi. Ci vuole un applauso, è la prima volta in assoluto che leggono qualcosa del genere di fronte, prego, ad un pubblico. Il pubblico sia composto di 50, 100, 2000 persone, cambia poco, è un pubblico. Là, decidete come e diteci cosa leggete. Allora, leggo una poesia d'amore di Nazim Hikmet. E spendo due parole su questo poeta dicendo che scrive questa poesia alla sua amata dal carcere dove è stato per diversi anni e si intitola 1949. Sei la mia schiavitù, sei la mia libertà, sei la mia carne che brucia come la nuda carne delle notti d'estate, sei la mia patria, tu con i riflessi verdi dei tuoi occhi. Tu, alta e vittoriosa, sei la mia nostalgia di saperti inaccessibile nel momento stesso in cui ti afferro. Dunque, io leggo Se tu mi dimentichi di Pablo Neruda. Voglio che tu sappia una cosa. Tu sei come questo, se guardo la luna di cristallo, il ramo rosso del lento autunno alla mia finestra, se tocco vicino al fuoco l'impalpabile cenere o il rugoso corpo della legna, tutto mi conduce a te, come se ciò che esiste, aromi, luce, metalli, fossero piccole navi che vanno verso le isole che mi attendono. Orbene, se a poco cessi di amarmi, cesserò di amarti a poco, se d'improvviso mi dimentichi, non cercarmi, che già ti avrò dimenticata. Se consideri lungo e pazzo il vento di bandiere che passa per la mia vita e ti decidi a lasciarmi alle rive del cuore in cui affondo le radici,
Pensa che in quel giorno, in quell'ora, leverò in alto le braccia e le mie radici usciranno a cercare altra terra. Ma se ogni giorno, ogni ora, senti che a me sei destinata con dolcezza implacabile, se ogni giorno sale alle tue labbra un fiore a cercarmi, ahi amore mio, ahi mia, in me tutto quel fuoco si ripete, in me nulla si spegne né si oblia, il mio amore si nutre del tuo amore, amata, e finché tu vivrai starà tra le tue braccia senza uscire dalle mie. La mia vita, tratta da un testo di Fabio Volo. Sembrava tutto così perfetto, una vita piena, solare come una bella fotografia, pensava, e le fotografie non mentono. E quando un uomo dice ti amo, lo dice sul serio, pensava anche. E fare l'amore è una cosa diversa dal sesso, basta. È intersezione di due corpi e due menti, unite da sincerità, e rispetto, e stima. Lo pensava davvero, questo. Soffrire per un'ombra sul viso, uno sguardo sfuggente, e pensare è colpa mia, non sono all'altezza. Lo pensava spesso. E allora dimenticare ciò che si è, persino annullarsi, pur di renderlo felice. Esistere soltanto per lui, principe azzurro, atteso da sempre, annunciato nei sogni d'infanzia, perché vivere una favola è possibile, succede a pochi, è vero, ma succede. Tutte queste cose pensava, prima di aprire gli occhi, smarrita, su un mondo non suo. La casa davanti al mare ora era vuota, ricordi e voci lontane, e un desiderio forte nel cuore. Era una sirena, lei, e voleva essere libera. Leggo una poesia di un autore anonimo. Cerca dentro te. Cerca dentro te e trova. Trova il coraggio di mettere fine, di chiudere, di potare quella pianta che ha bisogno di essere recisa per poter di nuovo germogliare. Se non la poti, resterà statica, così non avrà mai una nuova energia. Una volta potata, resta in silenzio ad osservare. O muore, o rinasce più bella e più forte per darti i suoi fiori, i suoi frutti. Basta con l'incertezza, è doloroso, ma il dolore fa crescere, cerca in te la forza per recidere tutto ciò che ti disturba, che senti sbagliato, che non ti appaga, e vedrai la sorpresa del tuo essere di fronte ai cambiamenti che nasceranno prospettandoti nuove nascite favorevoli alla tua dolce essenza. Angelo di luce, guarda in te, sei colma d'amore da poter donare, sei preziosa, perché c'è un tesoro nel tuo cuore, nella tua anima c'è il dolce suono, il dolce canto del sentimento per tutto che sempre ti sorride e si riserva in te. Bravo. Francesca, Carla, Giuseppina, Rosa Maria. Bravo. Questo pure bello. Avevano paura. Si può fare. È una scusa questa che voglio dire, ma la voglio dire. Dante, grande, leggeva i suoi versi da giovane alle osterie. Non stava nelle accademie, dopo. O nelle scuole a massacrare la poesia, grazie non a lui, ma a qualcuno che non la ama e lo fa per altri motivi. Comunque, giusto. Adesso chiamerei Anna Staccini, mia cugina. Leggerà, ce lo dice lei. Allora, io leggo due poesie, non hanno l'ardire di essere poesie, sono state richieste da queste sciagurate qui davanti, scusatemi.
Allora, una si chiama Cercami. Sono nell'aria calma e tranquilla della sera, quando gli uccellini intrecciano voli bassi a salutare il giorno. Sono un uccello notturno e solitario, appollaiato sull'albero della vita, ripeto il mio verso alla luna aspettando l'alba. Sono nella lodola dolce e delicata che dedica la sua danza al giorno che nasce. Sono nell'aria frizzante del mattino, quando la terra umida e fredda aspetta il primo raggio di sole. Sono nella goccia di rugiada, sono nel sole che esplode all'orizzonte, nella terra che calpesti, nel vento che trasporta. Sono nel ciclone che distrugge, nella tormenta che avvolge, nel gelo dell'inverno che stringe le sue dita attorno a cuori delusi. Sono nel sole dell'estate che scioglie nodi di ghiaccio, accende i sorrisi del cielo. Sono nella gioia, sono nel dolore, sono nella morte, sono nel calore, sono nel sapore, sono nel profumo, sono all'inizio e alla fine, sono la vita, vivimi. Questa si intitola poi Sei arrivato nel calore di una giornata estiva, fragile come un pensiero, tenero come l'amore, tenace come la vita. Ho stretto tra le mie mani il tuo piccolo pugno ed abbiamo cominciato a camminare. Passi incerti e traballanti, poi sempre più sicuri, e la tua mano lì, attaccata alla mia, sempre più salda. E poi hai iniziato a camminare da solo, hai lasciato la mia mano, iniziato a correre nel tempo, hai aggredito il mondo, preso al volo l'attimo, assecondato il vento, riso, sorriso e amato. E poi un respiro, un momento, un istante, troppo fugace, troppo breve, e sei tornato nel sole in un gelido giorno invernale. Sono nella sua carne queste parole, avete sentito, percepito. Allora, a questo punto mi metto in gioco io. Vorrei leggervi un omaggio alla donna, alle donne. Si intitola Una donna in rinascita di Jack Ford. Va bene, si sente, sì. Più dei tramonti, più del volo di un uccello. La cosa meravigliosa in assoluto è una donna in rinascita. Quando si rimette in piedi dopo la catastrofe, dopo la caduta, che uno dice è finita. No, non è mai finita per una donna. Una donna si rialza sempre, anche quando non ci crede, anche se non vuole. Non parlo solo dei dolori immensi, di quelle ferite da mina antiuomo che ti fa la morte o la malattia. Parlo di te, che questo periodo non finisce più, che ti stai giocando l'esistenza in un lavoro difficile, che ogni mattina è un esame, peggio che a scuola. Te, implacabile arbitro di te stessa, che da come il tuo capo ti guarderà deciderai se sei all'altezza o se ti devi condannare. Così ogni giorno. E questo noviziato non finisce mai. E sei tu che lo fai durare. Oppure parlo di te, che hai paura anche solo di dormirci con un uomo, che sei terrorizzata che una storia ti tolga l'aria, che non flirti con nessuno perché hai il terrore che qualcuno si infiltri nella tua vita. Peggio, se ci rimani presa in mezzo tu, poi soffri come un cane, sei stanca, c'è sempre qualcuno con cui ti devi giustificare, che ti vuole cambiare o che devi cambiare tu per tenertelo stretto. Così ti stai coltivando la solitudine dentro casa. Eppure te la racconti, te lo dici anche quando parli con le altre. Io sto bene così, sto meglio così,
e il cielo si abbassa di un altro palmo. Oppure con quel ragazzo ci sei andata a vivere, ci hai abitato Natali e Pasqua. In quell'uomo ci hai buttato dentro l'anima ed è passato tanto tempo e ne hai buttata talmente tanta di anima che un giorno cominci a cercarti dentro lo specchio perché non sai più chi sei diventata. Comunque sia andata, sei qui e so che c'è stato un momento che hai guardato giù e avevi i piedi nel cemento. Dovunque fossi, ci stavi stretta nella tua storia, nel tuo lavoro, nella tua solitudine. Ed è stata crisi e hai pianto, Dio quanto piangete, e avete una sorgente d'acqua nello stomaco. Hai pianto mentre camminavi in una strada affollata, alla fermata della metro, sul motorino, così, improvvisamente. Non potevi trattenerlo. E quella notte che hai preso la macchina e hai guardato per ore, guidato, scusate, per ore, perché l'aria buia ti asciugava le guance, e poi hai scavato, hai parlato, quanto parlate ragazze, lacrime e parole, per capire, per tirare fuori una radice lunga 6 metri che dia un senso al tuo dolore. Perché facciamo così? Com'è che ripeto sempre lo stesso schema? Sono forse pazza? Se lo sono chiesto tutte. E allora vai giù con la ruspa, dentro alla tua storia, a 2, a 4 mani, e saltano fuori migliaia di tasselli, un puzzle inestricabile. Ecco, è qui che inizia tutto. Non lo sapevi? È da quel grande fegato che ti ci vuole per guardarti così, scomposta in 1000 coriandoli, che ricomincerai. Perché una donna ricomincia comunque, ha dentro un istinto che la trascinerà sempre avanti. Ti servirà una strategia, dovrai inventarti una nuova forma per la tua nuova te, perché ti è toccato di conoscerti di nuovo, di presentarti a te stessa. Non puoi più essere quella di prima, prima della ruspa. Non ti entusiasma? Ti avvincerà lentamente. Innamorarsi di nuovo di se stessi o farlo per la prima volta è come un diesel. Parte piano, bisogna insistere, ma quando va, va in corsa. È un'avventura ricostruire se stessi, la più grande. Non importa da dove ricominci, se dalla casa, dal colore delle tende o dal taglio dei capelli. Io ho sempre adorato donne in rinascita. Per questo meraviglioso modo di gridare al mondo, sono nuova, con una gonna a fiori, con un fresco ricciolo biondo, perché tutti devono capire e vedere, attenti, il cantiere è aperto, stiamo lavorando per voi, ma soprattutto per noi stessi. Più delle albe, più del sole, una donna in rinascita è la più grande meraviglia per chi la incontra e per se stessa. È la primavera a novembre, quando meno te l'aspetti. La musica l'abbiamo messa alla fine perché abbiamo voluto far vivere la parola da sola, senz'altro che lei. Raramente succede, spesso la parola è affiancata. Sì? Scusate, ma sorpreso, Agno, non ero pronto. Qui non siamo pronti mai, per il resto. È normale, è la vita. Quando dobbiamo fare qualcosa insieme, no? Sì, alla fine. Vorrei dire questa cosa, che ho visto un signore simpaticissimo, che ho conosciuto Giuseppe Vincenti, mi riferisco al mondo suo, ha detto che abita a Roma e che si è rivolto a questo mondo antico, che è dimenticato. Non credo, signor Vincenti, è ancora dentro di me, io sto studiando le nazioni antiche, cioè trovo molto vuoto. Parlo di una serata romana. Scusate, emozionato. Devo avvicinarmi al tema, siete male di me. Perché mi vuoi lasciare qua giù tutta la notte a sospirare un soffietto? Tutti gli uomini stanno a storare a letto. Tutte le fiere stanno nelle grotte. Io solo ho da restare qua giù senza ricetto. Faccia denunziata, cuore adorato, questa nottata in vita a far l'amore, e il cielo è tutto quanto imbrillantato, la luna va a sfascio il suo splendore.
uccello dolce dolce che fa tremare le foglie adagio adagio a volte a malapena che le contorce beffa le appiccica tra loro. Denunziata, boccuccia de cerasa, fragola anzuccherata, fate vederla su, a face denunziata, boccuccia de cerasa. Grazie comunque. Ma aveva detto di rimediare un leggio e un altro microfono, ma pulito, ma fa da leggio. Allora, da Pablo Neruda, ho dormito tutta la notte con te. Tutta la notte ho dormito con te. Vicino al mare, nell'isola, eri selvaggia e dolce, tra il piacere e il sonno, tra il fuoco e l'acqua. Forse assai tardi i nostri sogni si unirono, nell'alto o nel profondo, in alto come rami che muove uno stesso vento, in basso come rosse radici che si toccano. Forse il tuo sogno si separò dal mio, o per il mare oscuro mi cercava come prima, quando ancora non esistevi, quando senza scorgerti navigai al tuo fianco e i tuoi occhi cercavano ciò che ora, pane, vino, amore e collera, ti do piene mani, perché tu sei la coppa che attendeva i doni della mia vita. Ho dormito con te tutta la notte, mentre l'oscura terra gira, coi vivi e coi morti, e svegliandomi d'improvviso in mezzo all'ombra, il mio braccio circondava la tua cintura. Nella notte né il sonno poterono separarci. Ho dormito con te e svegliandomi la tua bocca uscita dal sonno mi diede il sapore di terra, d'acqua marina, di alghe, del fondo della tua vita e ricevetti il tuo bacio bagnato dall'aurora come se mi giungesse dal mare che ci circonda. Allora, vai con la serenata colpito. No, vabbè, facciamo la serenata colpito. Ok. Se nel frattempo, sì, ti prepari, se nel frattempo... Vedi se era di mano? Sì. Che sta serenata colpito, era sbidonata, era, non si faceva... Si faceva una cosa e questo è mio allora? Sì, se faceva una cosa, si riposava lì. Io non l'ho capito mai, io c'è solo sempre che se faceva la serenata colpito perché... Ma certo non ci leva la chitarra, insomma la chitarra è bellissima, però la sbidonata si dice anche di mettere il primo mondo via. La sbidonata si faceva, la sbidonata si faceva quando si sposavano le vedo, la scarponata si faceva. Dov'è? La sbidonata. Allora devo fare la chitarra col giro, allora speriamo, la sbidonata. Col ritmo della processione del venerdì sabato. Fa la serenata col bidone, perché non ho trovato la chitarra, e voglio sfogare tutta la passione che sento per la tua bellezza rara. Sono belle le parole, però. E dormi, dormi, innamorata mia, non so
che sia, me sento un so che, me sento la smania d'averti qui accanto. Angelo santo, suppieni da me. E dormi riposata sul tuo letto, con le gambe sciorte sul cuscino. E mentre che respiri un angioletto, la bacia sulla bocca ogni tantino. E dormi, dormi, innamorata mia, non so che sia, me sento un so che, me sento la smania d'averti qui accanto. Angelo santo, su vieni da me. Allora, prima ho accennato, alla possibilità che ci è stata offerta da Comune di Tuscani, comunale, sono indipendente, tutti i mezzi in qualche maniera sono stati offerti dal Comune, in particolare da Giovanna Perugini, il nostro assessore alla cultura, che è qui tra noi. No, vedo il signor Vicente si alza, non so che vuol fare. Comunque, siamo arrivati alla conclusione. Prego. Mi sono occupato. Allora, niente, siamo arrivati alla fine. Grazie a tutti, grazie per aver partecipato. Grazie a chi ha letto. Cioè, dovreste ringraziarle voi. Comunque, ringrazio per voi. Anna, vieni. Ciao, Rosa, Francesca, Paola, Alberto, Carla, Giuseppina. Dai, Paola, non chiamata. Massimo, dai, eccoci qua. Pietro, il nostro, tu, Pietro. Ho dimenticato qualcuno, Vincenti e Uranio. Vincenti e Massimo già stanno confabulando qualcosa, secondo me qualcosa nasce. Vabbè, eccoci qua, ci siamo messi in gioco. Potete farlo secondo me anche voi, basta metterci passione e convincimento. Grazie a tutti. Grazie a Ennio. Grazie a Ennio, secondo me. Un bel applauso. Siamo qua, tanto mi pare, tanto volete. Legge, parlare. Noi siamo meglio se ci fosse. Ah, una cosa, fra adesso ci offriamo un rinfresco, qualcosa da bere, qualcosa da mangiare. Venite, partecipate. Se un altro vi sarà venuta sera. Non
Grazie.